Sarà contenta adesso, no? Eh? Si è tolto il peso, vero? Lei chi è, scusi? Il padre di Luca Colombo, sì. Ah, mi dispiace. Ma non faccio l'ipocrita, non è vero che le dispiace. Lei aveva già deciso di bocciarlo 3 mesi fa e naturalmente non ha cambiato idea. Le competenze, no? Le competenze. Si calmi, non facciamo scenate ridicole. Luca ha preso 7 in italiano e 6,5 in latino l'ultima settimana, va bene? È migliorato. Ma per lei questo miglioramento non conta niente, invece, no? Conta solo la media matematica. 7, 3, 10 diviso 2, 5, no? Non si scappa, le competenze. Mi fa impazzire questa parola, le competenze. Perché non vuol dire niente, non vuol dire le competenze. Ha finito? Posso parlare adesso? Posso? Sentiamo. Allora, in sede di scrutinio, Luca aveva 5 insufficienze. Anche se è vero che nelle ultime settimane il suo atteggiamento era completamente cambiato. E allora? Allora, dopo una lunga discussione con gli altri colleghi, avevamo deciso di cancellare 2 debiti per dargli 3 materie. E poi? E poi è successa una cosa che in 20 anni di carriera non avevo mai visto. Permesso, scusate. Colombo, dove vai? Pare che non si può entrare. Lo so, scusi. Volevo solo dirvi una cosa. Io credo che sia giusto. Insomma, secondo me mi dovete bocciare, sì. Sì, alla fine è vero, mi sono pure impegnato, eh. Però mi sono perso troppe cose, vorrei ricominciare. Poi, se mi rimandate, non mi sembra neanche tanto giusto nei confronti dei miei compagni che hanno studiato per tutto l'anno. Ecco tutto. Scusate, buon lavoro, arrivederci. Pazzesco.